L'Università Niccolò Cusano è ancora una volta protagonista di un grande evento culturale che ha a che fare con una problematica, pensate, che colpisce 2 milioni di cittadini italiani, 2 milioni di famiglie nel nostro paese. Parliamo della dislessia. L'Università Niccolò Cusano sarà protagonista ospitando un incontro nell'ambito della settimana nazionale dedicata alla dislessia, un incontro a cui parteciperanno ovviamente gli esperti. Sabato 6 ottobre a partire dalle 9:30 del mattino, ovviamente ingresso libero a tutti coloro che volessero partecipare, ci sarà appunto un lungo ma interessante incontro dedicato al tema della dislessia. Ma attenzione, il titolo è molto bello e molto interessante perché si propone di elevare proprio le potenzialità di chi è affetto da questa problematica. Ma per parlarne, per introdurre l'evento, noi abbiamo la possibilità di chiedere qualcosa a chi tutti i giorni si occupa di questa problematica, proprio come formatore dell'Associazione Italiana Dislessia. Si tratta della dottoressa Luisa Lopez, che svolge anche il lavoro clinico presso l'Università di Tor Vergata. Dottoressa Lopez, partiamo proprio dal titolo di questo evento, che appunto ha uno sguardo verso il futuro, quindi non soltanto, diciamo, difensivo rispetto alla problematica. Si possono elevare le potenzialità di chi è affetto da dislessia, quindi. Sì, naturalmente, spesso ci concentriamo sul problema e su quello che è la parte che non funziona. E invece questi bambini intanto hanno ovviamente un livello cognitivo nella norma, hanno tantissime idee, tantissime originalità che assolutamente possono essere sviluppate. Cosa succede però? Sono esposti ogni giorno ad una serie di problematiche legate a quello che è l'apprendimento scolastico, perché proprio il loro funzionamento neurocognitivo fa sì che non automatizzino alcune di queste funzioni. Questo può portare ad una sensazione di non essere capace. Noi lavoreremo proprio durante questo convegno allo sviluppo proprio di quella capacità di percepirsi capace, l'autoefficacia percepita, che è un po' quello il costrutto psicologico, in modo da combattere questa sensazione di invece impotenza che purtroppo i bambini apprendono, perché ogni fallimento genera in loro la costante, impressione di non essere capace di fare altro. Quindi affrontare la dislessia appunto cercando di far capire che questo non deve scoraggiare, quindi non bisogna ottenere anche a livello scolastico soltanto il minimo risultato, ma si può sbloccare una situazione e dare la possibilità a questo bambino, a questo ragazzo di sviluppare tutte le proprie potenzialità anche avendo, diciamo, una problematica che purtroppo ovviamente a volte gli ostacola. Sì, certamente. A volte la scelta del corpo docenti potrebbe essere una sorta di scelta al ribasso, pur di non metterli in difficoltà, si sceglie una via di mezzo, mentre invece ci sono sicuramente alcune materie, alcuni argomenti all'interno di ogni materia, alcune abilità all'interno di ogni compito che possono essere svolte egregiamente da questi ragazzi e delle volte noi dovremmo riuscire a valorizzare questa cosa. Io vedo insegnanti fenomenali. È un po' a macchia di leopardo questa situazione, ma quando c'è una vera comprensione di questa cosa, noi vediamo insegnanti che sono capacissimi di spendersi e favorire un percorso veramente potenziato di questi bambini. 2 milioni di dislessici in Italia, l'Associazione Italiana Dislessia che si occupa di questo da tantissimi anni, ovviamente conferma queste cifre, una cifra importante, però a volte c'è anche dell'allarmismo, no? Come il bambino magari ha delle difficoltà nella lettura, subito il genitore magari fa una ricerca su Google, sul motore di ricerca e fa l'autodiagnosi, dice mio figlio potrebbe avere la dislessia. Bisogna essere equilibrati anche in questo però. Certamente, certamente possiamo dire che da quando c'è stata la legge nel 2010 abbiamo avuto un trend di aumento di alcune certificazioni perché finalmente i ragazzi potevano vedersi riconosciuti alcuni diritti e quindi hanno avuto accesso ai loro diritti. Tuttavia, la tendenza di cui tutti si preoccupano, di questo elevato aumento, poi alla fine epidemiologicamente non ce l'abbiamo neanche, rimane abbastanza costante il numero totale. Però c'è un poco questo allarmismo anche nel corpo docenti, adesso sono tutti dislessici, no? Quindi non Sì, possiamo sì. dire niente perché sono tutti dislessici. Non è proprio così, nel senso che la diagnosi di dislessia è una diagnosi per fortuna trasparente, basata su criteri di linee guida internazionali e quindi è facile per chi è esperto fare questa diagnosi. E in tutte le ASL territoriali esistono servizi di neuropsichiatria infantile dove rivolgersi e ci sono anche nei policlinici universitari, Certo. eccetera, quindi è facile
ricorrere alla diagnosi. Quello che non è facile è accedere nei tempi alla diagnosi, no, perché ci sono liste da fare. Però almeno si con ha un po' di pazienza, magari, no? Con un po' di indirizzo a chi si esatto. occupa di governance sanitaria, esatto. Però a parte tutte queste difficoltà, certo. che però fanno parte poi, no, del nostro bel paese, a parte queste difficoltà sicuramente alla diagnosi si accede. Si deve accedere alla diagnosi di certezza alla seconda elementare, ma già da prima, già dalla scuola d'infanzia, si possono avere delle ipotesi di rischio che compaiano delle problematiche, e a quel punto già gli insegnanti possono ricorrere a determinati potenziamenti di alcune attività, laboratorio fonologico, laboratorio certo. di prescrittura, eccetera, che possono alleviare almeno l'impatto della difficoltà. In alcuni casi, laddove non ci fosse il problema neurobiologico, il problema poi si risolve. Certo. Invece se c'è il problema neurobiologico che poi verrà diagnosticato, almeno si è ridotto l'impatto anche emotivo in quel bambino che poi procederà verso la diagnosi. Sentite come è chiaro la dottoressa Lopez, tutto sarà molto chiaro nell'evento di sabato 6 ottobre a partire alle 9.30 del mattino. Tra l'altro, dottoressa Lopez, un evento non per gli addetti ai lavori, ma proprio aperto alle famiglie, ai docenti, a tutti coloro che volessero apprendere qualcosa di più anche certo. dal punto di vista dell'informazione di servizio sul percorso. Sì, ci saranno anche dei laboratori aperti ai bambini e agli adolescenti. Bene. Con proprio per puntare a quel tipo di potenziale, a quelle attività che possono essere fatte e che, lavorando su alcune componenti neurobiologiche che poi certo. vengono usate anche dall'apprendimento, certo. però lavorano su anche delle cose più creative, più Beh. Belle. Quindi se volete portare anche i vostri bambini, anche per verificare certo. magari qualche problematica che... Bisogna iscriversi. Esatto, vi dovete iscrivere. Comunque sabato 6 ottobre potete partecipare qui al campus dell'Unicusano. Tra l'altro fuori c'è un bellissimo parco, quindi poi i bambini dopo il laboratorio possono anche giocare fuori. Evento aperto a tutti. Grazie davvero dottoressa Lopez, e in bocca al lupo e buon lavoro per questo importante appuntamento. Grazie mille.